Nella sessione dedicata a un più ampio spazio esperienziale per la clientela, Cariparma ha portato la visione del suo piano strategico Ambizioni Italia 2020, 100% umano, 100% digitale. In cosa consiste? Beh, il nostro claim, ed è un po' come dire la nostra storia anche di gruppo, siamo una banca di prossimità e quindi questo lo ribadiamo con forza ed è un valore, i nostri clienti riconoscono che è un valore. Ma il digitale ormai è entrato dalla porta, come si dice, principale, quindi permea la relazione con il cliente e su questo stiamo costruendo la banca del futuro, quindi una banca che sia capace di essere digitale quando serve e ricordo che oggi quasi il 20% dei nostri clienti li acquisiamo con un conto digitale di ultima generazione, ma essere banca di relazione è il punto di forza e quindi però anche qua il nostro gestore ormai è un gestore multicanale, quindi ha delle capacità di relazione che sono sicuramente sul cliente fisico, ma magari non strettamente davanti a lui, quindi abbiamo anche la possibilità di servirlo con processi di remotizzazione. Comunque al centro c'è la relazione e questa è la chiave di successo. Al centro ci sono dei comportamenti, diciamo, di servizio, c'è l'attenzione e c'è la volontà che il cliente abbia un'esperienza di acquisto la più positiva possibile. Proprio da questo punto di vista, il digitale sta entrando anche nei processi di filiale, quelli classicamente noti e vissuti un po' da tutti, no? Quindi il fatto di stare davanti al proprio gestore a dover firmare fogli su fogli, ecco, noi stiamo veramente cercando di innovare tutti i processi della banca e restituire al cliente qualcosa di veramente innovativo. Abbiamo un caso che ci sta dando grande soddisfazione, è il conto corrente di filiale che abbiamo ridisegnato e che oggi in 15 minuti con 3 firme cliente e una firma banca, come dire, lascia contenti tutti, i nostri gestori ma molto anche i nostri clienti. Ed è la puntata 1 di tutti gli altri poi interventi, tra cui i mutui, dove abbiamo ambizione di essere una banca di riferimento in Italia. Insomma, quindi è l'esperienza d'acquisto, è il fatto che il cliente in filiale abbia veramente un percorso di eccellenza e che i processi siano disegnati per renderlo tale. Parlando di mutui, avete lanciato a settembre un nuovo portale. Quali sono le sue caratteristiche e quali sono gli obiettivi? Noi abbiamo lanciato il portale Mutuo adesso, devo dire nelle nostre corde perché siamo una banca che è fortemente riconosciuta sul capitolo mutui, ma abbiamo voluto, come dire, darci un'ambizione ulteriore, no? Vivere e far vivere al nostro cliente un'esperienza anche qui di consulenza che nascesse digitalmente. Infatti il portale è sì un portale che poi ammette la preventivazione, tra l'altro con un numero di campi inferiore a quello di qualsiasi broker online, ma è anche un portale di informazione ed educazione che tiene costantemente aggiornato, diciamo, il prospect o il cliente su tutti i temi che riguardano il capitolo dell'abitare. È ovvio che poi è interesse nostro di avere una relazione, quindi la preventivazione è poi occasione per la rete in questo momento di sviluppare poi l'atto di acquisto e la relazione e con la chiusura dell'anno avremo anche poi un processo full digital per cui sarà anche scelta del cliente avere quindi o filiale o, come dire, processo digitale al 100% come opzione per perfezionare l'acquisto del prodotto. Ricordiamoci che in Italia il progetto casa è il principale progetto degli italiani, siamo caratterizzati per questo e quindi fare banca non può prescindere da essere, come dire, riconosciuti sul capitolo del mutuo e dell'abitare. Per concludere con il tema dell'innovazione, Cariparma ha recentemente ricevuto il premio ABI per l'innovazione per l'applicazione Bank Me Up. In questo caso, qual era l'ambizione? Qui l'ambizione è altrettanto importante, dobbiamo pensare alle future generazioni, stiamo sempre di più tutti capendo che, come dire, il contesto della finanza è un contesto che si è complicato, l'educazione finanziaria è qualcosa che diventerà anche materia di studio scolastica e quindi noi ci proponiamo con questa app che definiamo parentale perché mette insieme genitori e figli nella gestione di quella che ieri era la paghetta, oggi è una soluzione di moneta elettronica a disposizione del figlio, ma con un dialogo moderno, padre-figlio, madre-figlio via chat e quindi anche la capacità di capire poi questi soldi della paghetta come vengono usati. Devo dire che sta trovando un accoglimento importantissimo e diventa per noi anche percorso di presentare la banca in maniera diversa anche alle scuole, agli studenti, alle famiglie.